Turchia, avanti tutta contro Israele. Israele si mette comodo a Gaza. Europa deve morire, parola di Draghi. Cernobbio, Vladivostok, la fine e l'inizio. Cina, porte aperte alla privatizzazione. Nigeria, ok, il prezzo della benzina è giusto. Il viaggio interstellare continua. Turchia, avanti tutta contro Israele. Sabato 7 settembre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato i paesi islamici a unirsi in un'alleanza contro quella che ha definito la crescente minaccia dell'espansionismo da parte di Israele. L'unico passo che fermerà l'arroganza israeliana, il banditismo israeliano e il terrorismo di Stato israeliano è l'alleanza dei paesi islamici, ha proseguito Erdogan intervenendo presso l'Associazione delle Scuole Islamiche nei pressi di Istanbul. L'appello fa seguito alla notizia della morte di una donna turco-americana uccisa dalle forze armate dello Stato ebraico durante una protesta. Il capo di Stato turco ha sottolineato che le recenti mosse di riavvicinamento di Ankara con Damasco e il Cairo sono volte a formare un fronte solidale contro le minacce che coinvolgono anche Libano e Siria. Il ministro degli esteri di Gerusalemme, Israel Katz, ha replicato accusando Erdogan di propagare bugie pericolose e incitamento alla violenza. Secondo l'analista turco Serhat Latifoglu, la Turchia lascerà sicuramente la NATO o la Turchia verrà estromessa dall'alleanza. La faglia mediterranea inizia a tremare sul serio. Israele si mette comodo a Gaza. Che Israele abbia intenzione di mettere radici nella striscia di Gaza non è solo un timore dei palestinesi, ma una concreta possibilità che anche i dati di fatto sembrano ormai confermare al di là di ogni ragionevole dubbio. L'ultimo indizio, in questo senso, lo portano le immagini satellitari finite in mano alla BBC, che mostrerebbero come il governo di Benjamin Netanyahu abbia iniziato ad asfaltare una strada nel cosiddetto corridoio Filadelfia, conosciuto dai palestinesi con il nome di Corridoio di Shalahuddin, una zona a cuscinetto al confine con l'Egitto, diventata ormai un punto focale nei negoziati per arrivare a un cessate il fuoco. Il reportage della televisione pubblica britannica, pubblicato lo scorso weekend, spiega che la nuova carreggiata si estenderebbe per quasi 13 chilometri, fino ad attraversare il passo di Rafah. L'asfalto sarebbe stato posato mercoledì scorso, ma intorno alla strada sarebbero stati costruiti anche muri, torri e barriere di cemento. Secondo la BBC, gli investimenti israeliani in questa zona, così come nel corridoio di Netzarim, indicano che il governo Netanyahu si prepara per una lunga occupazione della striscia di Gaza, occupazione contro la quale sta iniziando ad alzare la voce anche l'Egitto, oltre naturalmente ai gruppi palestinesi, sempre più convinti che il governo israeliano voglia mantenere la sua presenza militare nel corridoio Filadelfia proprio con l'obiettivo di far deragliare i negoziati. Europa deve morire, parola di Draghi. Siamo arrivati al punto in cui senza agire dovremo compromettere il nostro benessere, il nostro ambiente o la nostra libertà. Così parlò Mario Draghi, aggiungendo che per far sopravvivere l'Unione Europea servirà un doppio piano Marshall. Questa mattina, a fianco della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'ex capo della BCE ha ribadito che l'Europa sta attraversando una sfida esistenziale. Se non aumenti la spesa militare e non costituisci un esercito europeo, ti bombardano e muori, sembra sussurrare una voce dall'oscurità. Come se non bastasse, dalla campagna elettorale degli Stati Uniti, fra una dichiarazione e l'altra, Donald Trump ha minacciato di imporre tariffe del 100% sui paesi che dovessero fare affari in una valuta diversa dal dollaro. Si tratta del mondo basato sulle regole che, al di là del nome del presidente, seguono sempre la stessa logica suicida.
Commentando l'ennesimo piano di pace dell'Occidente collettivo, il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha risposto spiegando che richiedere un cessate il fuoco, trattando soltanto di scambio di territori, non è serio. Intervenendo subito dopo l'incontro con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan al Saud, il capo della diplomazia russa ha sottolineato che non si tratta di territori, ma di diritti delle persone. E su questa base Mosca accoglie con favore l'appello di Xi Jinping a trovare una soluzione alla causa principale della crisi ucraina. Il capo della diplomazia russa si trova a Riyadh al 161esimo incontro del Consiglio di cooperazione del Golfo. L'evento include il primo incontro tra il Consiglio e l'India con la partecipazione del ministro degli esteri indiano Subramanian Jaishankar, nonché dialoghi strategici con Russia e Brasile. Saranno discusse le questioni regionali e internazionali di particolare rilievo, a partire dalla guerra in Palestina. Al di fuori dell'Alleanza Atlantica, dunque, i corridoi commerciali e diplomatici avanzano a gran velocità. D'altra parte, ha puntualizzato Lavrov, qualunque paese può essere messo nel mirino di Washington. La Cina è già stata punita per aver superato l'Occidente in termini di tecnologia. Occorre fare presto per organizzare la difesa, di chi non è dato sapere con precisione. Chernobyl, Vladivostok, la fine e l'inizio. Incontrando Zelensky al Forum Ambrosetti di Chernobyl, Giorgia Meloni ha confermato il pieno supporto alla causa ucraina. Meloni ha ribadito che l'Italia non ritratterà il suo sostegno materiale e diplomatico, considerato scelta morale e di interesse nazionale. Entrambi hanno evidenziato il ruolo cruciale di Cina e India nella promozione di un cessate il fuoco. L'ex attore ha invece rimarcato la necessità di permettere alle forze armate di Kiev di attaccare in profondità con missili occidentali il territorio della Federazione Russa. Questione assai delicata, poiché l'impiego di satelliti euroatlantici operati da personale occidentale nella delineazione delle coordinate degli obiettivi russi renderebbe cobelligerante il paese proprietario dell'attrezzatura spaziale. Altra parte del mondo, altro genere di alleanze, altra visione della vita, paura o coraggio di vivere. Di ritorno dal Forum Economico Orientale di Vladivostok, il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese, Hang Zheng, ha fatto tappa in Mongolia per incontrare il capo di Stato Kurelsuk. Tra gli obiettivi del viaggio, l'accelerazione del corridoio economico Cina-Mongolia-Russia. Le visite ravvicinate a Ulaanbaatar del presidente della Russia Vladimir Putin e dell'alto funzionario cinese rimarcano l'importanza del paese delle steppe nella condivisa strategia regionale di Mosca e Pechino. Cina, porte aperte alla privatizzazione. Pechino ha aperto le porte ai fondi di investimento esteri, eliminando gran parte delle restrizioni nel settore manifatturiero e avviando un progetto pilota per la liberalizzazione del settore sanitario. Una circolare congiunta del Ministero del Commercio, della Commissione Sanitaria Nazionale e dell'Amministrazione Nazionale dei Prodotti Medici ha affermato che gli investitori stranieri non potranno acquistare ospedali pubblici, ma saranno autorizzati a gestire ospedali finanziati dall'estero a Pechino, Tianjin, Shanghai, Nanchino, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou e Shenzhen, nonché nella provincia meridionale dell'isola di Hainan. Salta agli occhi che, oltre all'apertura nel settore manifatturiero e sanitario, la Cina ha revocato anche le restrizioni alla proprietà straniera di servizi cloud e di telecomunicazione, in regioni chiave come Pechino, Shanghai, Shenzhen e Hainan. Più o meno contemporaneamente, diversi paesi occidentali, tra cui Canada e gran parte dei paesi vassallo del vecchio continente, stanno lavorando per aumentare i dazi sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese. Tuttavia, ieri, domenica 8 settembre, ha anche ospitato a Tianjin colloqui bilaterali con il sottosegretario al commercio degli Stati Uniti per il commercio internazionale, Marisa Lago. Al termine dell'incontro, il viceministro del commercio cinese, Wang Shouwen, ha ribadito le proprie preoccupazioni per il nuovo round di dazi della sezione 301 annunciate a maggio 2024, contro pannelli solari, veicoli elettrici e batterie agli ioni di litio. Guerra e liberalizzazioni, evidentemente, avanzano di pari passo. Nigeria. Ok, il prezzo della benzina è giusto.
In Nigeria il prezzo della benzina potrebbe essere stabilito autonomamente dalla più grande raffineria del paese e del continente africano. È quanto riporta Bloomberg, secondo cui a partire dal mese prossimo la Dangote potrebbe iniziare a fissare il prezzo del carburante venduto ai distributori. La mossa arriva dopo che la Nigerian National Petroleum Company Limited, che detiene una quota nella Dangote, aveva affermato di essere alle prese con gravi difficoltà finanziarie, causando problemi di approvvigionamento di carburante del paese. L'innovativa politica di stabilire prezzi è destinata a sconvolgere i flussi globali del carburante e a rivoluzionare il mercato dei prodotti petroliferi della Nigeria, sinora condizionato dai prezzi imposti dagli importatori. La raffineria Dangote, pronta a trasformare il più grande produttore africano di greggio dell'OPEC da importatore di benzina a esportatore, avrà impatto anche sugli equilibri del mercato dei carburanti, incluso quello europeo, vista anche la capacità di lavorazione dell'impianto, pari a 650.000 barili al giorno, in grado di rendere autosufficiente l'intera domanda nigeriana dei prodotti petroliferi e di poter disporre anche di una quota di surplus da destinare all'esportazione. Secondo gli analisti del settore, che già danno per scontato quotazioni in aumento, il governo, le sue agenzie, tantomeno una raffineria, non avrebbero il potere di fissare i prezzi, affermando che ciò sarebbe in contraddizione con la legge del paese sull'industria petrolifera. Continua la nostra battaglia per la verità, mentre la crisi è entrata in una fase non più umana. Occorre ora liberarci definitivamente dalla manipolazione e manifestare l'etica che ha generato l'uomo. Nell'era del grande tradimento noi siamo liberi e vogliamo continuare a esserlo. Sostieni Casa del Sole TV tramite bonifico o PayPal.